prossima canzone parla di un personaggio che potrebbe essere un cliente del circolo Eternit, che spende molto tempo al bar, quindi potrebbe essere uno di questa mezzaluna, uno di giorno due. Insomma, dirla tutta era quella che noi chiamiamo una pupazza, non so se si dice anche da voi così, insomma uno che alza, non il gomito, ma proprio, cioè, si alza tutto. Vabbè, non volevo offendere nessuno, era per farvi partecipare. Questo personaggio qui, così vediamo se è lui, un giorno arriva nel bar del circolo Eternit, evidentemente, e dice di aver visto vicino a un cavalcavia delle vicinanze, che non so se ci sia, ma immagino di sì, di aver visto la Madonna. Non è lui, ok. È una storia di fantasia. Sostiene di aver visto la Madonna, che ovviamente non viene creduto, perché è un abbinazzato e insomma un ubriacone a scarsa credibilità. Se viceversa fosse stato un ragazzino, magari portoghese, magari pastore, ci si sarebbe potuto costruire sopra un bel giro da fare. Non so, segreti, rivelazioni. Ha un segreto anche questo qui, anche se non è un pastore. E non vi dico qual è il suo segreto, altrimenti è tutta la sua vita. Squallido e malato, non mi importa più di niente. Lo puoi dire che ormai vago, sfiduciato ed impotente e da tutti compatito. Puoi guardare la mia fronte e le supplieghe che ogni giorno danno in vivo il suo tributo in forma umana. Puoi vedere che sono diventato, sì lo so, con piacersene è sbagliato, ma ti giuro che l'ho vista, non è un'impressione mia, la Madonna del Cavalcavia. Lasciatelo per te, era mica roba mia.
Madonna del cavalcavia.